filosofia di gestione del rifugio molto precisa. Prima ce l'hai descritta in maniera sintetica, perfetta. Gestire un rifugio vuol dire una passione. Deve essere una passione, perché per gestire un rifugio principalmente ci vuole proprio questa forza che ti mette in contatto con gli alpinisti. Avere la voglia di ospitare, avere la voglia di mettersi a servizio degli alpinisti. È bellissimo il legame che si crea fra il rifugio, il gestore e gli ospiti. Gli ospiti, quando arrivano, io li invito sempre ad entrare nel rifugio. Non li invito soltanto per il discorso del consumare, come si diceva, uno è libero di entrare, spendere tanto o poco, ma questo è una scelta personale, non è importante. È importante che uno entri, che viva il rifugio, che si informi. Noi siamo lì apposta per dare informazioni, siamo lì apposta per dare dei consigli, perché siamo informati su quello che ci circonda, su quello che poi con questi eventi climatici, situazioni di sentieri, situazioni di ghiacciai, vedrete, sono in continuo mutamento, per cui un'informazione è utile. Noi siamo qui apposta per questo servizio. Siete davvero, diciamo, il presidio informativo di questo patrimonio che c'è qui attorno. Riguardo agli aspetti gestionali, mi incuriosisce chiederti quello che ti toglie il sonno di notte. Ma guarda, negli ultimi 2 anni quello che ci toglie un po' il sonno è la crisi idrica, perché hai la paura ogni mattina di quando apri il rubinetto che non esca nulla. E questo è un pensiero che ci stiamo portando avanti, che dobbiamo affrontare.